Siamo qui al termine di Sassuolo Inter, finisce 3-2 per l'Inter in extremis. Partire subito dal Sassuolo, ragazzi. Primo tempo in grandissimo spulvero, 2-0, eravate partiti a razzo. Poi piano piano siete venuti meno, soprattutto nella ripresa, dove l'avversario praticamente vi ha rimontato 3 gol. E c'è un po' di amaro in bocca, perché poi il gol del 3-2 è arrivato proprio nel finale, quasi allo scadere. No, è stata un'ottima partita. Una cosa critico, che l'arbitro non può parlare tutta la partita con i giocatori. Okay. Cioè, è inutile che fai così, bravo, cioè, se uno fa la giocata, bravo, cioè, un arbitro. Si è fatto prendere un po'. Ma pure quando all'ultimo gol che hanno fatto stava parlando con l'attaccante, io fai che ne faccio, che batte, mentre parla. Solo quello, poi basta. Comunque, cioè, è stata una bellissima partita. Tu sei un bastardo, lo ammetto, è stato proprio bravo questa partita. Insomma, una bella partita alla fine. Marco, però io direi, al di là adesso sì della problematica arbitro, che ci può stare, sostanzialmente io però ho visto una buona squadra, forse un po' disattenta rispetto alle settimane precedenti. Sì. Vabbè, un po' di casini che sono successi durante la settimana. Grazie mille, Marco. Ciao, alla prossima. Ciao. Passiamo invece all'Inter, ragazzi, vittoria importantissima perché mancava da un pochino. Sì, da un po' che non vincevamo. Vincere stasera contro una squadra che era in grandissima forma, perché comunque veniva da un periodo di vittorie, e credo sia un risultato importantissimo, soprattutto per come è maturato poi nel finale, perché una grandissima rimonta che dimostra che siete ancora vivi, insomma, o meglio, non siete mai morti. Sì, concordo, abbiamo avuto la forza di tenere partita fino alla fine, con tutto che avevamo un uomo in meno senza la panchina. Devo dire, il primo tempo forse un po' giù siamo stati, abbiamo avuto qualche occasione, avremmo dovuto essere più concreti davanti alla porta, però alla fine penso il 3-2 sia abbastanza meritato come risultato. Mi hanno indicato, o meglio, ho visto un po' di partita e qualche spezzone, insomma, mi ha fatto capire che eri il migliore in campo, me l'hanno indicato un poco tutti, ma insomma il portiere nel calcio a 5 credo sia fondamentale, così mi è stato detto e mi fa piacere, ma la partita si vince in 5, non dipende solo da me. Assolutamente, però partire già con un portiere in grande spolvero credo sia fondamentale. Un passo avanti, questo è poco ma sicuro. Grazie mille, alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao.